cultura illuminista. Se gli illuministi, come di fatto accade, ritengono che tutti gli uomini siano uguali, allora anche la cultura dovrebbe essere distribuita equamente. Ragion per cui gli illuministi ritengono che la cultura debba essere divulgata. Divulgata in che modo? Beh, principalmente a mezzo stampa. Ed è proprio l'epoca illuminista nella Parigi, nell'Inghilterra, nella Londra dell'epoca, che vede la diffusione, per esempio, di quotidiani, di pamphlet, nei quali si discutono argomenti di attualità, si presentano posizioni, valutazioni di ogni tipo, si discute per esempio di quali sono le riforme più adeguate per far funzionare bene lo Stato, si parla anche di innovazioni in ambito scientifico, in ambito tecnologico, riforme del sistema giuridico. Quindi c'è una discussione molto fervida, molto ampia. Chi è che partecipa a questa discussione? Beh, prevalentemente abbiamo detto i borghesi. L'illuminismo è una cultura borghese e questi borghesi, a cui si aggiungono comunque anche alcuni nobili, discutono soprattutto in nuovi luoghi di aggregazione che sono i caffè. E questo quindi si lega un po' anche all'evoluzione degli usi costumi del Settecento. Nascono i caffè come luogo dove si consumano queste nuove bevande esotiche, il caffè e la cioccolata, ma sono anche luoghi dove si parla, si discute, si argomenta a favore della propria tesi. Il punto chiave è sempre quello dell'utilizzo della ragione per portare avanti le proprie motivazioni. Ma, dicevamo, si tratta di discussioni che non sono fine a se stesse, sono discussioni che devono condurre poi anche a una serie di riforme concrete, ragion per cui coinvolgono molto l'opinione pubblica e vi prendono parte un gran numero di intellettuali, dicevamo, non solamente in prima persona, quindi nelle piazze, nei caffè, nei salotti della nobiltà o della ricca borghesia dell'epoca, ma anche attraverso quindi pubblicazioni periodiche, carta stampata. Inoltre un simbolo di questa diffusione culturale è l'enciclopedia. Si tratta di una serie di volumi da due curatori, che sono due importanti esponenti dell'illuminismo francese, Diderot e D'Alembert, i quali elaborano quindi questa enciclopedia delle scienze, delle arti, dei mestieri. Si tratta di una serie di volumi che vogliono presentare gli ultimi progressi della civiltà umana nei vari campi del sapere. E le varie voci sono curate proprio da professionisti del settore, quindi tecnici che affrontano le voci riguardanti la tecnologia, scienziati che si occupano delle parti più scientifiche, filosofi e letterati e via dicendo. È un'opera che dimostra chiaramente come ci sia il desiderio di divulgare la cultura. Infatti il linguaggio che viene utilizzato non è tanto un linguaggio tecnico specifico, ma un linguaggio più divulgativo che quindi sia alla portata di tutti coloro che vogliono farsi una cultura. Chi sono queste persone che vogliono farsi una cultura? Abbiamo già detto, i borghesi sono i borghesi che vogliono una legittimazione culturale. I borghesi hanno il denaro, ma non hanno ancora una vera e propria rappresentanza politica all'epoca, nel Settecento, se non in alcune aree, per esempio pensiamo all'Inghilterra, ma per esempio nella Francia assolutista gli Stati Generali non vengono convocati più dal 1614 e quindi di fatto i borghesi non hanno una partecipazione al potere. Certo, possono fare carriera come intendenti, come funzionari, ma poi all'atto pratico non hanno alcun potere decisionale nella Francia assolutista del Settecento. E quindi vogliono legittimazione, la legittimazione che già hanno ottenuto da un punto di vista economico la vogliono anche da un punto di vista culturale, e poi la legittimazione dal punto di vista economico, dal punto di vista culturale, apre anche al desiderio di maggiore rappresentanza politica. Quindi acquistano l'enciclopedia, è un grande successo editoriale ed è strana questa cosa perché l'enciclopedia è anche piuttosto costosa, però si è disposti a spendere. Questo dimostra chiaramente, insomma, anche il peso di questa pubblicazione che poi tra l'altro non viene per nulla apprezzata dai vertici della Chiesa Cattolica, in quanto già l'illuminismo di per sé è una corrente anticlericale, antidogmatica, antireligiosa, e diverse voci dell'enciclopedia mettono in discussione i dogmi della Chiesa, ragion per cui l'opera viene scomunicata e viene inserita nell'indice dei libri proibiti e quindi verrà diffusa in maniera clandestina nei territori di religione cattolica, quindi la stessa Francia, la Spagna e i vari stati italiani.
Un altro aspetto importante della cultura illuminista da non trascurare è sicuramente la questione della cultura che debba essere diffusa attraverso l'alfabetizzazione. L'istruzione, perlomeno di base, dovrebbe essere appannaggio della popolazione. Questo è il grande sogno degli illuministi. Perché? Perché colui che riesce almeno a saper leggere e scrivere poi avrà la possibilità di farsi una cultura, di leggere, di partecipare al dibattito, di acquisire consapevolezza, maturità e quindi di avere anche gli strumenti per poter accedere alla partecipazione politica, votare con responsabilità, saper distinguere tra i politici che sono in grado di fare il loro lavoro e i mestatori, gli affabulatori, quelli che noi chiameremo i populisti. Ecco, quindi avere, diciamo, anche maggiore responsabilità nelle proprie scelte politiche. Ed è per quello quindi che uno dei punti importanti delle riforme di questi illuministi è sicuramente l'istruzione di base per tutti. Poi, ovviamente, nel Settecento è molto difficile che tutti accedano a questa istruzione di base, le grandi masse contadine spesso e volentieri restano escluse, però anche perché insomma avevano altre necessità, i bambini più che mandarli a scuola era necessario mandarli a lavorare nei campi, quindi ecco, le masse contadine magari non vengono immediatamente coinvolte, però per esempio la borghesia, piccola, media e grande borghesia sicuramente ha un grande interesse in questo. E dicevamo poi un altro ambito nel quale questa cultura illuminista si diffonde sono anche le cosiddette accademie, molto diffuse, accademie dove gli intellettuali si riuniscono appunto per discutere di argomenti, anche per produrre poi testi che vengono divulgati. Un caso interessante è quello in Italia dell'Accademia dei Pugni a Milano, che ruota attorno a alcuni importanti illuministi come i fratelli Verri, Beccaria. Questa Accademia dei Pugni pubblica anche un periodico intitolato Il Caffè, che nel quale appunto questi illuministi scrivono, producono i loro contributi in forma scritta per poter essere divulgati presso coloro che sono interessati, insomma, a farsi una cultura sullo stato dell'arte delle riforme illuministe. E l'Accademia dei Pugni, peraltro, che ha questo nome molto particolare, si dice perché a volte capitava che le discussioni finissero in rissa, quindi a cazzotti. E un personaggio estremamente importante dell'Accademia dei Pugni è Cesare Beccaria. Cesare Beccaria nel 1764 pubblica un saggio fondamentale intitolato Dei delitti e delle pene, nel quale propugna la sua visione del sistema giudiziario. Il sistema giudiziario dell'antico regime, secondo Beccaria, va assolutamente riformato perché è irrazionale, perché lascia spazio a incongruenze, lascia spazio ad aspetti problematici che devono essere passati al vaglio della ragione e riformati. In particolare l'opera si concentra su alcuni punti. Beccaria, per esempio, contesta l'utilizzo della tortura molto in voga nei sistemi giuridici dell'epoca, in quanto la tortura, che veniva utilizzata per estorcere delle confessioni, di fatto, secondo Beccaria, non estorce confessioni. La persona torturata, pur di far cessare la tortura, è disposta a confessare qualunque cosa. Quindi non è un sistema razionale per poter chiarire la verità dei fatti. Un altro aspetto importante è la campagna di Beccaria contro la pena di morte. Beccaria sostiene che nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita a una persona, nemmeno lo Stato, perché lo Stato non è colui che dà la vita e quindi non è tenuto nemmeno a toglierla. La pena di morte poi per Beccaria non è nemmeno un deterrente, se la prende soprattutto con quella pratica delle esecuzioni pubbliche che era frequente all'epoca, perché ovviamente i vari governi ritenevano che le pubbliche esecuzioni fornissero un esempio alla popolazione, quindi per esempio pubblicamente decapitato Carlo I in Inghilterra, ancora nel 600, sempre in Inghilterra abbiamo l'esecuzione pubblica del cadavere di Oliver Cromwell, che viene processato, poi squartato in quattro pezzi, e poi pensiamo ad altre esecuzioni pubbliche, quelle dei traditori, per esempio. Nelle piazze, insomma, era frequente un'esibizione di violenza di questo tipo. Ecco, secondo Beccaria questo non funge da deterrente, perché la gente, andando a vedere l'esecuzione in piazza, non percepisce la punizione come qualcosa da
evitare, ma vai in piazza semplicemente per assistere a uno spettacolo. Quindi la pena di morte gestita in questa maniera non fa altro che solleticare gli istinti più bassi, più bestiali dell'essere umano. L'idea di Beccaria invece è che qualunque reato debba giustamente essere punito in maniera proporzionata, anche un altro aspetto importante è la proporzionalità della pena, e in particolare i reati che in teoria dovrebbero portare alla pena di morte dovrebbero essere gestiti in maniera differente, dovrebbero portare chiaramente a una carcerazione, ma una carcerazione che abbia uno scopo rieducativo, riabilitativo. Quindi la persona viene portata in carcere, ma si decide per il colpevole un percorso che possa portarlo poi alla fine del periodo di galera a un reinserimento nella società. Ecco, chiaro che è molto attuale questo modo di pensare da parte di Beccaria. Altro aspetto importante di Beccaria è sicuramente quello della proporzionalità, dicevamo, della pena. Sistemi giuridici dell'epoca di Beccaria non c'era grande proporzione tra reato e pena, per cui poteva capitare che venissero comminate delle pene inusitate, estremamente violente, nei confronti di persone che avevano compiuto dei reati di poco conto, oppure venivano inflitte delle multe eccessive. Ragionando in termini estremi, secondo Beccaria, se una persona ruba una mela perché ha fame, non è possibile condannarlo, per esempio, all'amputazione della mano. È un'esagerazione, non viene percepita come una pena giusta, ma come un sopruso, un accanimento da parte del colpevole. Lo scopo del sistema giuridico invece è punire chiaramente il colpevole, ma anche rieducarlo, e quindi la pena deve essere proporzionata alla gravità del reato. Altro aspetto, la pena deve essere tempestiva. Pena tempestiva, non possono passare anni processo per poter arrivare a stabilire la colpevolezza di una persona e quindi poi attivare il percorso di pena e rieducazione. Più passa il tempo e più la persona percepisce come vessatoria e ingiusta la pena che gli viene inflitta. La pena deve essere tempestiva, quindi una persona commette un reato, viene arrestata, viene processata in tempi brevi, viene giudicata e poi deve scontare la sua pena. Solo in questa maniera il sistema giuridico, quindi con pene proporzionate, tempestive, non vessatorie, riesce a riabilitare il colpevole e a facilitarne il reinserimento in società. È chiaro che ovviamente questa opera di Cesare Beccaria ha un successo enorme, viene tradotta in molte lingue, viene diffusa in tutta Europa e segnerà un punto di svolta. Non tutte le idee di Beccaria chiaramente vengono adottate, però per esempio assistiamo in vari stati all'abolizione della tortura e alla riduzione dei casi di condanna a morte, anche se non viene mai abolita completamente. Diciamo che oggi i sistemi giuridici nei quali noi viviamo devono ancora moltissimo all'influenza di questa opera di Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene.